Buongiorno, Rega. Oggi mi trovo presso il comune di Giazza, in provincia di Verona, e finalmente, dopo un mese di fermo, proverò a fare un trekking. Più precisamente mi trovo alla partenza del sentiero che mi porta su in Val Fraselle. Non dovrebbe essere un giro troppo impegnativo, però giusto per togliere la ruggine alle ginocchia, oggi proverò a fare questo giretto qua e vediamo come risponderà il mio ginocchio. Mi sono fatto una fasciatura molto stretta al ginocchio sinistro, che è quello che mi fa male, giusto per sentire meno dolore, e proverò per l'appunto a raggiungere Malga Fraselle di sotto. Lì l'idea poi è di fermarmi, bivaccare e ritornare giù. Perciò rega, che Dio ce la mandi buona, gambi spalla e andiamo a far fatica. Raga, la Val Fraselle è sempre meravigliosa. Qui ero venuto a girare i miei primi video di montagna, quindi se cercate sul mio canale, penso almeno 3 anni fa, ero venuto qua a girare per l'appunto uno dei miei primi video. Avevo ancora la Sony ZV-1, mi sembrava che si chiamasse, la fotocamera, e questo luogo mi sta regalando le stesse emozioni che ho provato allora. È proprio bello, sembra di stare in primavera, non sembra nemmeno febbraio perché non c'è freddissimo. Gli alberi iniziano a colorarsi di verde, non sono poi così tanto secchi, ed è veramente meraviglioso con il torrente che scorre qui a lato. È veramente fantastico, sembra di stare in una valle incantata. Va bene, dai, adesso bando alle ciance, gambe spalla e andiamo a far fatica. Sei anche tu qua con me, in solitaria, che ti gusti il silenzio della natura. Che bei cornetti che hai, sei proprio carino. Hai paura? Guarda come salti. Hop, hop. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Che bello, ci voleva. Vacca boia, mi ha ricaricato sto incontro. Gambi spalla e andiamo a far salire.
Greg, sono quasi arrivato, mi manca poco perché inizio a vedere la Maiga Fraselle di sotto. Non mi manca tanto, dai, sono contento. Per il momento il ginocchio regge, il tempo non è male, le previsioni che avevo guardato ieri mi davano così e così, nubi sparse eccetera eccetera, invece in realtà sta uscendo il sole e proprio là dove arriverò io c'è il sole che mi aspetta e che mi riscalderà. Gambi spalla e andiamo a far fatica! Ladies and gentlemen, la Val Fraselle. Sono arrivato, Maiga Fraselle di sotto, ce l'ho qua davanti. Sembrava vicina, invece in realtà ho dovuto camminare parecchio per arrivare fin qua. Comunque adesso mi sposto perché sono in ombra e vado al sole così mi riscaldo un po'. Raga, sono arrivato a Maiga Fraselle di sotto. Qui mi trovo ad una quota poco inferiore ai 1500 metri. Il dislivello dovrebbe essere sui 670 metri, però tireremo le somme alla fine della giornata. E che dire, sono abbastanza contento. Qui mi fermo perché non voglio esagerare. Il ginocchio inizia a farmi un pochino male. Adesso mi godo questo bellissimo sole che mi riscalda. Ci sono un sacco di caprioli, almeno penso che siano i caprioli perché hanno le corna un po' più lunghe, i camosci mi pare che le corna non le hanno, e quindi mi godo questo momento. Sono da solo, completamente da solo, non ho incontrato nessuno e mi sono veramente goduto la giornata. Adesso giro panoramico e poi si bivacca. Raga, era veramente da un botto di tempo che non facevo un trekking in solitaria. Ci voleva per ritrovare un po' se stessi, per sistemare le idee dentro qua e per trovare un po' di pace. Qui oggi veramente mi sento in pace perché sono da solo, immerso nel verde, abbracciato da queste montagne. Ci sono un paio di caprioli là che brucano e ogni tanto mi guardano perché probabilmente li disturbo anche un po', ma oggi non desideravo altro che questa cosa qua. Oggi mi sento proprio bene, sto veramente bene.
Raga, bivacco fatto, adesso che mi sono rilassato per benino, perché ho mangiato veramente da gran signore, un bel risotto con il pollo, l'arancio, alla fine un buon caffè, ci mancava solo un cicchetto di grappino e l'avevo fatta completa. Adesso che mi sono riposato per benino è giunto purtroppo il momento di ripartire e ritorniamo giù alla base. Ripercorrerò lo stesso sentiero che ho fatto all'andata. Perciò, amici, ci rivediamo quando sarò arrivato alla base. A dopo. Eccomi, raga, sono quasi arrivato alla base. Il giro di oggi mi è strapiaciuto. La Val Fraselle è uno di quei luoghi che in assoluto mi piace di più del massiccio del Carega. Ogni volta che vengo qua è come se fosse sempre la prima, perché questo luogo mi regala sempre tantissime emozioni, veramente molto molto bello. Io vi straconsiglio di venire qua proprio perché il luogo merita, il paesaggio è fantastico e vale la pena spendere mezza giornata o una giornata intera, dipende da quello che volete fare, per venire qua ed immergervi completamente in questa natura meravigliosa. Io oggi mi sono fermato alla Malga Fraselle di sotto perché non volevo esagerare, non volevo strafare, considerato che è il primo giro che faccio dopo un mese di fermo causa dolore al ginocchio, dolore che peraltro non mi è passato. Oggi ho voluto fare una prova, sarebbe stato carino salire fin su alle Fraselle di sopra e magari andare a fare un giretto, o meglio dare una sbirciatina al passo della Scagina, però non ho voluto esagerare, mi sono accontentato, perché chi si accontenta gode, ma chi gode è più contento. Comunque, scherzi a parte, il giro io lo consiglio a chiunque, chiunque può farlo, non ci sono difficoltà tecniche di nessun genere, il sentiero tira sempre. Ci sono 2/3 punti dove il sentiero tira un po' di più, è un po' più ripido, però vabbè, insomma, cambi spalla, fasi un po' di fatica e arrivato in cima. Detto questo, per arrivare in cima ho camminato 2 ore e 34 minuti, per scendere poco più di 2 ore. Me la sono presa con calma. Vi assicuro che salendo mi sono fermato tantissime volte per fare foto e le clip video, quindi 2 ore e 34 sono veramente da prendere con la manica larga. Probabilmente se non vi fermate come ho fatto io in 2 ore e anche un quarto, 2 ore siete su. Oggi ho camminato in totale 13 km e se non erro il sentiero da seguire è numerato 280 inizialmente e poi diventa 284. Comunque basta seguire la mulattiera e non vi sbagliate neanche se andate su ad occhi chiusi, cioè è veramente semplicissimo. Adesso aspetto che arrivi la sera per valutare il dolore al ginocchio e magari anche domani per vedere come saranno le mie ginocchiette, e vi rimando alla prossima avventura. Ciao!